Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, bentornati in un nuovo video del Club della Pannocchia, un altro video di quelli che onestamente lo so, non hanno ragione di esistere. Tuttavia, perché li giro lo stesso? Perché mi danno modo comunque di sfogarmi, di fare due chiacchiere e poi parlando, producendo pensieri, lo so che sembra strano, ma ogni tanto anche i miei neuroni funzionano, mi rendo anche magari conto di cose che stanno cambiando in me, eccetera, eccetera. Comunque. Il libro di cui in teoria devo parlare oggi è Quando finisce l'inverno di Guadalupe Nettel, edito da Einaudi. Libro che per trama sembrava molto interessante. Parlava di un tizio di 40 anni che incontra una tizia sui 20 anni e in teoria dovrebbe scattare la scintilla e cose del genere. Poi per qualche strana ragione però non dovrebbe essere funzionante tutto ciò. Capite perché mi interessava il tema, no? Tuttavia, l'ho iniziato e ho impiegato tantissimo tempo a leggere 20 pagine, cioè per tantissimo tempo intendo in realtà una giornata, ma vi spiego perché dico tantissimo tempo, perché l'autrice, come sapete, ho già letto altri libri, che come scrittura, come trama, diciamo, come discorso, mi avevano praticamente intrippata subito, tant'è che Mestiere sentimentale l'ho praticamente divorato. Il corpo in cui sono nata l'ho letto praticamente in 2 giorni, cioè il primo giorno che l'ho iniziato, cioè il giorno che l'ho iniziato, mi sono sparata 75 pagine tutte di fila. Qui, se io vedo che con lo stesso autore non riesco ad andare avanti più di 20 pagine in una giornata, per me vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ho capito che non sopporto veramente un certo tipo di personaggi e che come l'incontro mi viene voglia di bloccare la lettura. E non trovo lo stimolo per andare avanti. Per di più, qui ha una composizione un po' strana perché i capitoli sono nominati, cioè nel senso prima si parla di un protagonista, di uno dei due protagonisti, poi si parla dell'altro, o meglio dell'altra perché è la femmina, poi si parla della fidanzata, diciamo, momentanea del protagonista, poi si parla della città. E poi non so, gli altri capitoli non li ho guardati perché sono crollata già all'inizio del quarto. Quindi appunto ho capito che non sopporto questo tipo di protagonisti in cui c'è lui molto molto egoista, molto sulle sue, che praticamente del partner fa ciò che vuole, cioè praticamente. Da quello che si intuisce da come parla della sua relazione con questa tizia, a lui dà persino fastidio che lei gli lasci i messaggi in segreteria. Per lui dovrebbero vedersi solo il venerdì sera, ciulare come se non ci fosse un domani. E ciao, ci vediamo settimana prossima. Che persona triste. Tra l'altro, ha rotto le balle ai vicini perché quando sono arrivati appunto i vicini di casa nuovi, lui sta tipo in un appartamento, no? Praticamente gli ha detto: dopo le sere, dopo le 9 di sera io torno dal lavoro, quindi voglio silenzio. Cioè, ma chi sei, che cosa vuoi? Io in casa mia voglio parlare, parlo, fine, non rompi le balle. Ovvio che ci deve essere, diciamo, rispetto delle regole di condominio, ma tu non sei disceso in terra e tu non rompi le palle, anche perché voglio dire, anche a te potrebbe capitare di fare rumore, quindi che cosa vuoi? Perciò, cioè veramente, mi ha dato già fastidio proprio così subito al primo capitolo, onestamente. Poi sono andata avanti, ho incontrato la protagonista femminile, che mi ha messo addosso un'ansia della Madonna, perché io sono più angosciata dal tema della morte, cioè lo so che non ha senso perché io l'ho portato in tesina al liceo, però è angosciante. E sentire questa. Che si sente a suo agio nei cimiteri e fa di tutto per entrare in un gruppo di ragazzi dark che si ritrovano appunto di sera nei cimiteri a raccontarsi storie. Cioè, no, veramente no, dai. E poi c'è anche una lapide vicino casa a cui lei va a piangere per sentirsi meglio. Dico, ma stiamo scherzando? Qual è il tuo problema? O qual è il mio problema, evidentemente, perché non lo so. Comunque no, veramente, cioè io mi sono trovata a leggere queste cose peraltro di notte, ho detto bene, te lo dico io stasera, chi dorme? Quindi ho detto ok, no, se con un protagonista mi deve venire il nervoso, con l'altro mi deve venire l'ansia, forse è il caso di lasciar perdere. Ultimamente comunque, chiudendo la parentesi su questo libro,
Ho notato che sto avendo diverse difficoltà con i libri, cioè non riesco a trovare qualcosa che mi appassioni effettivamente come a me piacerebbe che mi appassionasse. Nel senso che molti lo ritengono sbagliato, non è gran chi se ne frega perché ognuno ha il suo modo di leggere. Per me un libro che mi appassiona, che mi prende tutto, deve essere uno di quei libri che leggo velocemente. Perché un libro di quelli che leggo lentamente vuol dire che a me quel libro non sta... Cioè, allora, scusa, se io leggo un libro lentamente vuol dire che a me quel libro non sta piacendo. E quindi mi viene nervoso perché mi sento il peso di sto libro addosso che non si leva dalle balle. E io invece ho bisogno proprio di libri che li apro e non riesco a metterli giù. Cioè, non dico proprio fare anche le 4 del mattino, anche se in realtà sì, sarebbe bello. Però veramente, libri... Che non riesco a divorare, a me quei libri danno fastidio, fanno venire troppo nervoso e non ce la faccio veramente. Ho notato che ultimamente proprio mi sta capitando questo, mi sta capitando di incrociare tanti libri che sì, a parte quelli che mollo così in maniera molto brutale, ma anche altri che comunque sono riuscita a portare a termine, per quanto magari anche, magari cioè, la storia era carina o piuttosto... Però non sentivo proprio il coinvolgimento che sento quando appunto non riesco a mettere giù un libro. E questo a me pesa tantissimo perché mi fa proprio venire voglia di mollare tutto, mi fa venire voglia di guardare la libreria e cercare cose nuove. Peccato che poi io c'ho l'ansia da devo finire quel libro, quindi guardo la libreria, non trovo niente che mi ispira e mi passa la voglia di leggere. Mi viene un bellissimo blocco del lettore che ha anche un po' rotto le balle, onestamente. E quindi non lo so. Quindi se vedete che mollo tanti libri, sappiate che è perché è un periodo così del cavolo. Poi la pioggia non aiuta perché a me la pioggia manda in depressione, quindi cioè ciao proprio. E niente, ho bisogno di una vacanza, ho bisogno di sole, ho bisogno di libri belli, belli, belli. Quindi se state guardando questo video e vi viene in mente qualche consiglio di libro bello, 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 di quelli che ti prendono e non li vuoi mollare più, fatemelo sapere. Per il momento io cercherò comunque di... Adesso vabbè, ho due libri in prenotazione in biblioteca. Cercherò di non prendere altro per un periodo di tempo indefinito, perché anche questo, cioè, mi mette un po' di cosa addosso, no? Del tipo, sì, non posso leggere quello che vorrei leggere perché ho il libro della biblioteca da leggere, che poi in realtà uno dice, vabbè, ma c'hai un mese, sarai pirla, no? Sì, è vero, ho un mese, ma io non sopporto di avere in casa libri che non sono miei e quindi voglio muovermi a leggere e ridarli a chi devo ridarli. Che siano amici, parenti o biblioteca, cioè è proprio indifferente la cosa. E quindi niente. Credo di aver detto tutto, dovrei aver sbuffato fuori tutto il vapore schifido che era in me. Non so cosa sto dicendo, non so se quello che ho detto ha senso. Eventualmente fate finta di niente e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!